Il Santo Padre Francesco, a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono la sua benedizione a mezzo della radio, della televisione e delle nuove tecnologie di comunicazione, concede l'indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa. Preghiamo Dio Onnipotente perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo. Santi Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestat et autoritate confidimus, ipsi intercedam pro nobis ad Dominum. Amen. Precibus et meritis Beate Maria Semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beatis Ioanni Baptiste, et Santorum Apostolorum Petri et Pauli, et Omnium Sanctorum, miseriatur vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, pernucat vos, Iesus Christus, ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor sempre penitens et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus, tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Amen. Cari fratelli e sorelle, rivolgo il mio augurio di buona Pasqua a tutti voi, qui convenuti dall'Italia e da diversi paesi, come pure a quanti sono collegati attraverso i vari mezzi di comunicazione. L'annuncio pasquale di Cristo risorto possa ravvivare le speranze delle vostre famiglie e delle vostre comunità, in particolare delle nuove generazioni, futuro della Chiesa e dell'umanità. Un ringraziamento speciale va a quanti hanno donato e a quanti hanno composto le decorazioni floreali che anche quest'anno provengono dai Paesi Bassi. Possiate sentire ogni giorno la presenza del Signore risorto e condividere con gli altri la gioia e la speranza che Lui ci dona. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buona festa e arrivederci.